partita, ora il primo attacco della formazione secondaria, come mostra il capito di tanti, si spera la sua squadra, non è stato da tanto, la destra dello schieramento offensivo fondato, con il 69, la mano del figlio, il cordiale, poi la mia attitudine, la mano di Gersino, ora il terzo che va a uscire in secondo, ma è stato mediato dalla difesa del Fasano, è stato il primo tentativo del numero 99, certo, che è stato molto bravo, fuori di scherzo, per un mese ormai sulla foglia, che ha dato la partita di un'azione piazzata, che però ha stata mediata sull'altra verso, da parte della difesa pugliese. Parte una vittoria, una punta, poi tenta un cambio di direzione, che è fermato con la mente della gara, questa che sembra proprio una 3-2-1, predisposta dal tecnico Concetto Ancona, della formazione pugliese. Vecchiusi ora, Concetto, parte in velocità, vettore, il suo tiro, schiaccia la terra, non può prendere, l'esperto, Vito Povio. Quindi nulla di fatto, perché il primo attacco dei fondali, riparte in velocità, l'ultimo arrivo in casa Fasano, si va a coprire, il Povio delle Pagne, Paolo, Cesare. Che segna la seconda rete in corsa. Quindi immediatamente questo vantaggio per 2 minuti e 15 la partita per la squadra campione d'Italia della miglior Fasano. Per bisogno della migliore la Cacciottoni per cercare di competere con questa esempio di Fasano della miglior Fasano. Vediamo che la Novici, l'altro elemento di punta della formazione cinese fa il centro avanti di questa difesa, lo tecnico Ancona, c'è la rete, tutto lo spazio che con il tempo di Rassima di Pofano per realizzare la prima quarta gol dell'incontro, 4 secondi, 2-1. Vediamo ora come si sviluppa l'azione d'attacco della compagine rosso-blu. E chiude ancora Gerto, cambiano di posto ora Gerto e Vettore, Fabio Verde che va alla conclusione, ma Fabio senza sconforto, grande senso della promozione di questo esperto portiere della nazionale italiana di Fabio che dice via in fallo laterale e ripartita ancora con l'azione dei fondali. Costillo ora che si accentra, scarica su Recchiuti, sei compassati, un gioco duro con Stefano Di Mario, che è fermato velocemente da Murga, italo-argentino, ultimo arrivato in casa Fasano, a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Francesco Ancona. Con Recchiuti, una prima finta, poi tenta di andare alla conclusione, il giovane Mancini, numero 3, della formazione fondata, e c'è la munizione, ancora ai danni di Murga. Cerchiamo lo schema, Recchiuti, Vettore ora, che tenta di avvicinarsi, palleggia, poi va alla conclusione personale, per spinta, perché ancora una volta un fallo commesso dalla difesa pugliese ai danni del gioco dei fondali, si riparte ancora della Monetti, Stefano Di Mando per Stefano Vettore, che velocizza la stazione, ma poi è fermata velocemente quando cercava di scaricare il pallone su Recchiuti. Gerto per Vettore, ancora Gerto, del Fasano e poi il pallone che lì a terra con la respinta sul muro difensivo del Fasano, Mancini per velocità e poi il pallone per chiudere la linea di Gesino, grande che si può raccogliere il pallone, precisissimo il sonaggio per Corrado Testillo, il cui tiro però termina palo alla sinistra del portiere Fovio e poi non riesce a raccogliere il pallone prima che termini la sua corsa fuori, si riparte dalla, anzi si tratta di un'infrazione d'area commessa dal giocatore del Fasano che tentava di recuperare il pallone respinto dal palo, quindi pallone consegnato a fondi che è ripartito da 9 metri, con Vettore una finta, poi trova lo spazio dove c'è sé, e arriva fino al fondo Stefano Vettore per la rete del giocatore, quindi situazione che torna in parità a 4 minuti di gioco. Due gol di Stefano Vettore, che è il 2-2. Tra Reale, tra la parte, tra la nostra centrale,
Quindi può ripartire la sua ospite, e non è messo.
nuovamente avanti per due lunghezze la formazione può chiudere la Junior Fasano. Intanto adesso c'è Luca Ponte che ha sostituito Onorato Pestino, il mancino che è entrato da un infortunio. Vediamo come si comporterà, ormai è esperto Luca Ponte, ruolo di adesso parte lo schema di fondali con Stefano Nanno che esce da Stefano Pestale e sta per fare Stefano Pestale. Poi siamo vicini alla difesa avversaria, scarica ancora su Luca Ponte, è bravissimo a segnare la rete tra le gambe per il portiere del portiere della statura di Luca Ponte, la rete del 5 a 4, realizzata da Luca Ponte, appena entrata in campo, appena entrata in campo, quindi la prima occasione di Luca Ponte, la prima occasione di Luca Ponte, thank you.
ottimi della Junior Ferrari. Numero 19, la prima stazione di Tiglia, quindi proveniente dall'altra, la famiglia,
andato ugualmente alla rete del numero
Grazie.
Grazie.
Senza paura a realizzare una bellissima rete numero 7, non sta tanto, 25 a 20, è una cosa da pensare. Thank you.
avanti, dice di no, al tentativo di Cantino. E non chiude di bocca proprio nel momento finale della sua azione. Allora la parata era loro, era loro. Thank you.
rigore ora. Grazie.
si riparte le robe. Buon inizio.
parte dell'Inter ancora. Tantito, Chiede, Antolini, Marcello, Pinto, Micano. Ancora il pallone, per portarlo con lei, la difesa con mare, l'ultimo minuto di gioco, con Arcello, Fiato, va a prendere un giocatore di grande potenza, la parte intera della potenza e ritorna in campo, non è ora tra le mani di Paolo Santi, certo. L'avventura personale, farmi fermare, fallo con mare, dalla difesa da sotto. 35 secondi, termine della partita.